Il referendum del 29 marzo sul taglio dei parlamentari, voluto dall'attuale governo, in particolare dalla componente pentastellata, è stato rimandato a causa dell'emergenza coronavirus. Ma, in attesa di conoscere la nuova data, si mobilita comunque il fronte del no, di chi vede questo taglio un pericoloso attacco alla democrazia e alla sua istituzione centrale, il Parlamento, minandone la rappresentatività. Ospitato dall'associazione Left, si è riunito il Comitato per il No al taglio del Parlamento, in cui partecipa anche la sezione cittadina del Lampi, un incontro pubblico per spiegare il perché della propria opposizione. Sono intervenuti Nicola Colaianni, docente ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bari, e lo storico Andrea Catone. Tagliare il numero dei parlamentari significa rendere inoperanti alcune commissioni parlamentari, togliere voce alle minoranze o anche a gruppi consistenti, poiché il corpo dei parlamentari viene fortemente ridotto e non può partecipare a questa attività. Cioè, l'attività del Parlamento non si riduce a dire sì o no ad una legge, era concepita ed è un'attività che si svolge quotidianamente nelle commissioni. Noi abbiamo bisogno di una democrazia che sia anche rappresentativa delle persone. Se diminuiamo il numero dei nostri rappresentanti, finiamo per non essere rappresentati sufficientemente. Noi non abbiamo un numero di deputati, di senatori eccessivo. Basta pensare che nel 1963 riducemmo il numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione e quindi abbiamo un numero di parlamentari più o meno simile a quello della Germania, a quello della Francia. Quindi non c'è nessun motivo per diminuire il numero dei parlamentari. Noi non abbiamo la possibilità di dare le preferenze con il sistema elettorale attuale e quindi in questa maniera rischiamo di aumentare la nomina di nostri rappresentanti dall'alto, dalle segreterie delle varie liste.